Evlas a tutti, io sono Smail e rieccoci su Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 4. Nello scorso video abbiamo combattuto contro Bills trasformato in Super Saiyan God. Invece quest'oggi combatteremo nuovamente contro Bills, soltanto che non avremo più la forma da Super Saiyan God, ma nonostante ciò manterremo sempre il potere del Super Saiyan God. Wow! Quindi direi di non perderci in chiacchiere, iniziamo subito. Come per lo scorso video, anche in questo ho cercato di tradurre quello che Iago avrebbe detto, forse tipo qualcosa per tutto quello che fanno, penso di voler fuggire da qua, sono troppo giovane e non voglio morire presto. Poi, la lotta contro Bills raggiunge lo spazio esterno, ma Goku perde il suo stato di Dio. L'energia di tutti i Saiyan fluisce nel corpo di Goku, il quale combatte all'altezza di Bills. Come andrà a finire la battaglia? Ebbene, sì, se vi ricordate qua c'era anche il testo in spagnolo, sono riuscito a toglierlo in un modo o nell'altro, secondo me è una gran bella modifica a parer mio. Ci sta alla grande. Intanto ecco che sta per iniziare, via, ok. Davvero? Stavo solo dando l'80%, o anche usando, insomma, beh, siamo là. 80. Quindi vediamo se riesce a seguire il passo. Ok ragazzi, niente di che, io lo so che non sono esattamente così le traduzioni, però boh, io ci provo. Quindi potrai combattere sul serio? Certo che sì! Che cos'è questo? Mi lanci raggi? Questo non è un evento sportivo. Ora smetti di distruggere le cose. Sì, che cosa bella. Allora, praticamente questo episodio, intanto ecco qua, non è vero, non è più un dio, ora è un Super Saiyan ordinario. Sì ragazzi, non c'era altro modo di tradurre questa frase, vabbè, insomma. Dimmi, puoi vederlo Krillin? No maestro Muten, proprio wow, da Roshi a Muten, ok. Vieni qui, prendi questo, dio della distruzione. Adesso è il mio turno. Sono pronto a tutto. Wipeout, tipo, no, beh, perché ho detto questa cosa. In ogni caso, ragazzi, questo episodio mi ha portato via molto più tempo, perché c'erano molti più dialoghi. C'erano, ci sono, insomma. Per esempio adesso, riescono a percepirlo? Che cos'è? E insomma, ora per un po', per mia fortuna, non ci sono stati dialoghi. Cioè, tipo, assurdo. È una cosa tremenda quando ci sono i dialoghi, ve lo giuro. Sì che, ovviamente, fa parte del mio, tra virgolette, mestiere cercare di tradurre in italiano tutto quello che posso. Però, ragazzi, è un lavoro molto, 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 molto pesante. Per questo io vi chiedo, per favore, veramente, anzi, non lo so, insomma, vi chiedo vivamente di lasciare tanti bei pollici in su che mi fanno davvero tanto bene. Io li apprezzo volentieri per questi sforzi che cerco di fare. In ogni caso, sembra che non lo hai notato. Il tuo potere di Super Saiyan God si è esaurito tempo fa. Che cosa stai dicendo? Davvero? Non è vero, cioè c'è Goku incredulo, ok. Sembra che trasformandoti in un Super Saiyan God e affrontandomi hai assorbito l'energia di quel mondo, tra virgolette proprio, completamente nel tuo corpo. Sì ragazzi, perché ancora questo mondo, vabbè, boh. Ecco perché anche se sei tornato di nuovo al tuo stato normale non hai perso troppo potere. Sei su un altro livello, ho anche il coraggio di chiamarti o definirti, insomma, prodigio. Se questo è il caso, sono contento. Esatto ragazzi, cioè Goku, wow. Esprimere apertamente la tua allegria è quello che volevi, no? Non posso farlo, ora la cosa più importante è che c'è molta differenza tra di noi. Comunque, ora la cosa che più conta, insomma, qualcosa del genere, è che c'è molta differenza tra di noi, esatto. Dopodiché, adesso abbiamo gli ultimi dialoghi. Dunque, arrenditi e prostrati davanti a me. Sì, è perché poi tipo è un susseguirsi di diversi così, oppure mi pare che qualcuno, ecco, dice Goku, forse Krillin, anzi tutti dicono Goku insieme e basta. Cioè, ecco, c'è questa Kamehameha contro la sua sfera di distruzione, come si chiama, e infine stop.
Goku diventa, cioè si ritrasforma in forma normale e finisce così. Dopodiché, ah sì, qua c'è l'ultimo dialogo proprio. Ehi, che cosa hai fatto? E Goku, no, non so quello che ho fatto. E finisce così. Cioè, ragazzi, non veramente, onestamente, io stesso che mi sono messo a tradurre, almeno ho provato a tradurre queste robe. Non sono tanto convinto che effettivamente siano queste le traduzioni. Tranne che proprio chi ha creato questa beta le ha scritte col culo, in spagnolo, non lo so questo. Però cioè, è sempre vero che Google Traduttore è veramente qualcosa di scandaloso. Mi dispiace tanto doverlo dire, certo mi è tornato utile in molti casi, però si deve ancora migliorare molto. In ogni caso, ragazzi, abbiamo finito di scontrarci contro Bills, finalmente. Adesso il prossimo video sarà dedicato alla battaglia finale tra Goku contro Freezer. Sì, infatti, morirà una volta per tutte, probabilmente. Per cui, ragazzi, rimanete sintonizzati. Da Smele è tutto. Ciao a tutti e alla prossima!